48. Più vicina possibile. Come bisogna valutare le apparizioni? Guida. Talora si parla delle apparizioni dell'entità che una volta fu madre del Cristo. Ebbene, ciò non ha alcuna importanza. Queste visioni, quando veramente tali siano state, hanno il valore che gli uomini ad esse conferiscono. Il selvaggio, che adora una pietra e che, per lo stadio di evoluzione nel quale si trova in forza di questa fede, opera bene, di un bene adatto al suo stadio di sviluppo, è in effetti paragonabile al fedele che ugualmente trova una linea diretto agire di fronte all'immagine della madre del Cristo. Non è l'immagine, quindi, né la figura che si vuole rappresentare o simbolizzare in questa immagine che ha valore. Il valore sta invece nell'intimo di colui che, al cospetto di questa immagine, si inginocchia. Con ciò vogliamo dire che fino ad un certo stadio dell'evoluzione non ha importanza che l'uomo conosca la verità più vicina possibile alla realtà, ma che ad ogni stadio dell'evoluzione ciascun individuo conosca la verità che gli è congeniale, che maggiormente gli si confà, la più adatta ad incrementare l'ideale della sua coscienza. Questo è importante.